Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti sulle frequenze di EA Sports per questo Juve Torino in diretta dall'Allianz Stadium. Atmosfera bellissima e coinvolgo subito Lelia Dani. Chi vedi favorita per il match di oggi? Ciao Pier. Beh, la Juventus è sempre la Juventus, ma occhio a non sottovalutare il vecchio cuore granata che spesso in passato ha fatto la differenza in questi appuntamenti. Toro che gestisce il primo pallone della gara. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali. Danilo per la difesa con Bremer. Rabiot insieme a Locatelli nel mezzo. In attacco gioca Federico Chiesa accanto a Kane. Questi gli 11 mandati in campo dal tecnico granata per questa sfida. Varia Milinkovic Savic va in porta. Linetti insieme a Vlasic come centrale di centrocampo e Antonio Sanabria come termina. E in area non può sbagliare da lì. Conclusione deviata e pericolo che svanisce. Grande intervento del portiere. Occhio al corner. Ci ha provato di testa, ma grande reattività del portiere. Sarà di nuovo calcio d'angolo. Azione che sfuma. Pallone spazzato via. Perfetta scelta di tempo del portiere. Mette in movimento Ken. Ha spazio davanti a sé. Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità invece. Intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlight del match, Pier. Indipendentemente dal risultato finale parlo, eh? Un capolavoro. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Linetti. Occhio al suo movimento. Si libera alla grande. Parata facile per Szczęsny. Tiro molto centrale. Ken. McKennie. Manuel Locatelli. Rabiot. Trova Kostic. Chiesa. Palla persa dalla Juve. Accompagnano l'azione. I tifosi vogliono il tiro. Qui può arrivare il rosso. Ha interrotto una chiara occasione da rete ed è arrivato puntuale il provvedimento della direttrice di gara. Rosso e doccia anticipata. Fallo tattico. Il regolamento in questi casi parla chiaro, eh? È rosso. E infatti non ci sono nemmeno particolari proteste. Grande intervento del portiere che si oppone a questo calcio piazzato. Devono sfruttare al meglio questo corner. I tifosi sentono nell'aria il profumo del gol. Chiesa. C'è la ribattuta. Iric. Vlasic, ci sono metri per andare. L'arbitro non interviene, c'è il vantaggio. Palla persa. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve. Gioco fermo e l'arbitro non ha dubbi, tira fuori il giallo per l'intervento di prima. Kostic. La gioca su Chiesa. Può essere il pallone del vantaggio.
Lazic. Lazzaro. Intercetta il lancio e riconquista palla. Vlasic. Proseguono nell'avanzata. Azione che sfuma e minaccia sventata. Duván Zapata. La deviazione sul tiro. Occhio perché si mette qui sulla traiettoria e recupera un buon pallone. Palla verso Miretti. Entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. Lazzaro. Occhio a Zapata. Si inserisce bene e recupera. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Pallone buttato via. L'appoggio su Ken. Occasione per passare in vantaggio. Respinge il portiere, il pallone resta lì. 1-0, il vantaggio dei padroni di casa in questo derby. Perché ci ripropone il replay del gol? Che opportunismo qui, eh? Sveglio, lesto ad avventarsi sulla prima conclusione respinta dal portiere e a scaraventare il gol. Beh, da rivedere l'atteggiamento della difesa, eh? Ferma! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Pochi minuti ci separano dall'intervallo, Juve in vantaggio, ma gli avversari restano comunque aggrappati al match. È presto per cantare vittoria, Pier, manca ancora un'eternità alla fine. C'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro a difesa del risultato. Non esiste più speculare. Attenzione alla palla buona in area. Sicuro qui il portiere, non si lascia sfuggire il pallone. Ma è difficile impensierirlo con questi tiri. Rimessa laterale per il Torino. Lazic. Porta via il pallone. Si butta in avanti. Kostic. Pubblico vuole il tiro, attenzione, posizione invitante. E il portiere dice di no. Crossa nel mezzo. L'alza sopra la traversa. A disposizione un nuovo corner. Svetta il pericolo. Locatelli. Squadre che rientrano negli spogliatoi al termine della prima frazione. È cominciato il secondo tempo, la Juve ha chiuso la prima frazione avanti di una rete. Ottimo intervento in copertura. Linetti. Duván Zapata. Lettura provvidenziale questa. Chiesa. C'è spazio per la ripartenza. Messo in movimento McKennie.
La butta via in avanti. Intervento efficace. Azione che si fa interessante. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Avvicendamento nelle fila del Torino. Conclusione che è terminata abbondantemente sul fondo. È andato direttamente in porta, ma da lì forse era meglio metterla in mezzo, appoggiarla a un compagno. Avanza sulla tre quarti, può andare in porta qui. Ha calciato di potenza qui, sfiorando il gol. Non è stato molto fortunato qui, ma da quella distanza poteva e doveva almeno inquadrare la porta. Miretti. Difesa bassa, qui è chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Ken! Palo, ma l'azione prosegue. Palla che finisce in out. Tentativo precedente vanificato dal palo, e poteva essere il gol del più due che avrebbe disegnato nuovi scenari, eh? Magari sarà. Vediamo qui in ottima posizione, eh? Super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Palla messa in mezzo. Risolve problemi. Si libera del proprio marcatore. Svetta un'azione davvero pericolosa. Possibilità per la ripartenza. Arriva la segnalazione. Tutto fermo, posizione irregolare. Non ha avuto il tempo di rientrare. Quando ha capito di essere oltre l'ultimo difensore era troppo tardi. Perdono il pallone. Lazzaro. Occhio al traversone. La legge bene e allontana. Contrasto efficace, ci sarà rimessa laterale, la Tuscia. Chiesa. Buona qui la lettura del difensore. Avanza, palla al piede. Possesso gestito male. Iric. Lo salta di netto. Szczęsny dice di no. Miretti. Ha spazio per andare. C'è il vantaggio per la Juve, l'arbitro lascia giocare. Intercetta il pallone in una zona complicata. Ecco Ken. Calcio d'angolo a favore della Juve, può essere l'occasione per amplificare il vantaggio. Cross verso il centro dell'area. Ci mette i pugni e allontana. L'appoggio su Ken. Sbaglia tutto, pallone che finisce sul fondo. Baragna metri. Vlasic col pallone. Duván Zapata ha un'autostrada a disposizione. Super intervento di Szczęsny. Corner battuto in mezzo. Evita guai. Iric. Intercetta la conclusione. Pericolo scampato. L'appoggio su Ken. Occhio alla ripartenza. Decisivo qui il portiere che tiene ancora in vita la sua squadra. E se avessero preso gol qui, probabilmente la partita si sarebbe chiusa. Crossa nel mezzo. E c'è il gol. Si portano a più due con questa rete.
La regia ci ripropone l'azione del gol, partito tutto da questo da Giovanni. Colpo di testa che ha infilato il portiere in palla. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Duván Zapata, portiere che allontana senza problemi. Manuel Locatelli, possesso per Chiesa. Rabiot, occhio al cross sul secondo palo, distinto il difensore, spazza via. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Intercetta il lancio e riconquista palla. Chiesa, chiamato in causa Miretti, cerca il pallone profondo, ottima parata. Prova a superare la difesa con questo pallone. Linetti, può andare uno contro uno col portiere e il pallone è dentro. Attenzione, riaprono in qualche modo la gara in questo finale. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Si andrà avanti a giocare per altri 180 secondi. McKennie, palla profonda per Chiesa, super parata del portiere sul colpo di testa. Chance importante sul corner per chiudere definitivamente la questione. Può segnare da lì. Uscita sicura del portiere che blocca il pallone. Non c'è più tempo, partita che finisce qui. Festeggia il giocatore di casa per un successo che li avvicina ulteriormente.